In Arcadia abbiamo nel menu vista la possibilità di andare a utilizzare quelli che sono degli oggetti 3D. Come vediamo dalla gestione download è possibile scaricare già una base di archivi. In più possiamo appunto anche creare quelli che sono degli oggetti personalizzati o importare appunto degli oggetti. Vedete, importa, ho la possibilità di caricare vari formati .3ds, OBJ, .arco o 2c o xobj 3d, in modo che se ho degli oggetti già personalizzati ne posso importare nella libreria utente personalizzata. Può capitare però ad esempio di poter andare a generare quelli che sono da dei disegni all'interno di Arcadia, generarli e creare quindi io stesso degli oggetti 3d, in particolar modo utilizzando la funzione del modulo architettura solido per punti. Difatti vediamo qui che c'è un disegno vettoriale di una balaustra, di una porzione di una ringhiera, e io adesso andremo a creare quello che è l'oggetto. Infatti qui, se vedete, nella libreria di utente io già avevo creato quello che era un oggetto personale. Adesso lo ripetiamo e vediamo come crearlo. Quindi di base ho un disegno bidimensionale, quindi vettoriale 2D, e quindi vado a crearmi, quindi con solido per punti mi vado a creare quello che sono degli oggetti di rappresentazione. Vediamo, vedete, questo qua è l'oggetto che ho creato. Semplicemente ho usato il solido per punti e dandogli lo spessore, quindi facendo solido e andando a ricalcare quello che è la mia figura. Fatto questo, poi posso procedere a esportarlo, quindi selezionare l'entità tasto destro e andare quindi a caricarlo come oggetto. Eccolo qui, vediamo. Quindi, ecco qui, questa è l'anteprima del mio oggetto che ho fatto. Posso scegliere il nome, balaustra. Posso creare l'anteprima, ovviamente, dell'oggetto. Quindi, ovviamente, lo posso creare in questo modo. Ok, mettiamola così. Mi crea anche l'anteprima. Scegliere la posizione e fare ok. Quindi, mi ha creato quell'oggetto. Una volta che ho creato il mio oggetto, lo posso reimportare, quindi inserisci, lo seleziono, faccio inserisci e vado a inserire il mio oggetto. Una volta che ho inserito il mio oggetto, apro anche la finestra 3D, vedete, sono uguali, però a differenza del mio progetto iniziale che ho creato, questo è un blocco oggetto. Difatti, se io vado sulla vista, ecco qui, lo seleziono, vado nelle proprietà, posso andare a ruotare nella la rotazione appunto sull'asse X90, ok, e vedete, l'ho posizionato in modo verticale. Inoltre posso procedere all'oggetto, andare nelle proprietà e generare la proiezione dell'oggetto. Vedete, adesso si vede correttamente in pianta perché ovviamente il mio oggetto adesso è in verticale e quindi viene proiettato correttamente. Questo mi permette quindi di creare degli oggetti personalizzati con solido per punti e poter sfruttare quindi per creare degli oggetti miei personali da utilizzare all'interno del mio lavoro. Ovviamente nelle proprietà c'è la sezione superficie dove io posso mettere anche la tipologia della texture da utilizzare per il mio oggetto.